Ave gente, io sono Vorpe77 che vi dà il benvenuto alla penso 26esima parte del Let's Play di Fallout 3. Se ad History gira questo video andrà su. Speriamo che a Windows cos'era? Windows Media Player? Sì, Windows. Speriamo che Windows Media Player non faccia i capricci perché mi ha già eliminato due video da 2 ore. No, uno da un'ora di Far Cry 2 e uno da 2 ore di Fallout 3. E ciò mi ha abbastanza scocciato. Ora vediamo se Dixtoria voglia. Bubu sette, te friend. Cercherò di fare così per guadagnare tempo. Come on! Fuck! Ce l'hai messo il tempo a morire, man? Troppo. Steampunk. What do we have here? Oh, bene. Come sempre. Ah, what the f Jesus Christ on down. Oh, bene. Ok. No. Ok, questo ve lo faccio leggere in caso che vogliate leggere. Elenco dei ceduti. Beh, sono un bel po'. Griffin, c'era un Griffin. Mettete in pausa il video in caso che volete leggere. Disfunzionale. Aspettate. Scarica di armi in direzione errata. Oh, sì, che figata. Questo è quello in cui voglio morire io. Ma anche no. Sindrome da morte istantanea, cosa vuol dire questo? What the fuck? Are you fucking kidding me? Bene. Bingo. Eh già, queste sono quelle che ho mostrato prima. Penso che andò dall'altra parte perché c'era un'altra parte in cui si poteva, ma anche no. Ma anche no. Il mio entusiasmo frenato da un paio di mobili. Maledetti. È qua, vero? Yep. Ok. Avrei dovuto ricaricare prima, forse. Cosa possiamo fare qua? Sì, ok. C'è solo una cosa da fare. Fuck, smettila. Un centauro, pure un centauro ci si mette. Un inutile centauro. Oh mia. Fuck, smettila. Ah no, non mi aveva chiuso.
You'll pay for this. Ok. E invece. Porche. No. Troppo. I centauri raramente hanno qualcosa, le poche cose che hanno di solito sono schifezze. Di solito hanno nome di X oppure roba varia. Roba inutile. Aia, posso entrare? Sì che posso entrare. Ouch. Fell subject. Penso sia il momento di raccontare un po' la storia di questo vault. Praticamente in questo vault c'erano degli scienziati che dovevano fare esperimenti, dovevano provare il virus VEF, in italiano penso sia VEF, sì, VEF. Il virus VEF è il virus, è una sigla. È una sigla, sentimi come parlo da schifo. È una sigla, VEF, vuol dire virus dell'evoluzione forzata. In inglese è FEV, Forced Evolution Virus. Sì, così. Penso sia, perché non so se c'è un altro modo per dire forzato, obbligato. Comunque, sì, praticamente c'erano degli scienziati che dovevano testare per la Voltec questo virus. Inizialmente il virus si vide che era un fallimento perché non succedeva niente, ma dopo i soggetti cominciarono a trasformarsi divenendo supermutanti. I primi supermutanti creati si ribellarono agli umani, non mutati, e gli scienziati persero il controllo di questa cosa. Fatto sta che i supermutanti devastarono questi scienziati e presero il controllo del virus. Così, preso il controllo del virus, trasformarono tutti gli altri abitanti di questo vault in altri supermutanti. In questo modo questo vault divenne la casa, diciamo così, di tutti i supermutanti di questa zona. Beh, come avete visto fa anche degli errori, la roba verde, come la chiamavano quello supermutante all'inizio. Oddio, non me ne ero accorto, amico, non me ne ero accorto. Penso sia il caso di curarmi. Ok. Questo sono uno stupido supermutante. Come on! Ok, let's go. Quella era una. What the f... What? This is not supposed to happen. No, questo non dovrebbe succedere. Perché c'è un centauro lì? E perché Fox lo stava combattendo? Questo non dovrebbe succedere. Cioè, what the fuck? Stupido bug. Anyway. La seconda è plausibile, ma no, sono reale. Yes. Certo.
possiamo ancora rimediare, amico, lo sai? Lo so come è andata la, come sono andate le cose, tranquillo. Questo ti sembra più intelligente di me. Not a big surprise. Quindi sa del Craig? Ah, ma che fortuna. Why? Ok, mi hai convinto. Ok, forse affare fatto. Se avete... qua dice facoltativo, ma penso sia obbligatorio. Vabbè, salvare Fox intendo. Non lo so, se voi avete fatto in modo diverso, ditemelo per favore, perché io non lo so. Comunque sia, se avete... un valore medio di scienza, potete aprire, invece di tutte le console con un semplice tasto, potete aprire le celle, intendo, potete aprire una sola cella con un computer di livello medio, che è proprio lì. Mamma mia, sei lento sto fucile. Ha un ratio davvero spaventoso. Wow, sta mitragliatrice li devasta proprio, li leva tipo uno a proiettile. Alla Rambo proprio. Ma il Rambo migliore sono io, sempre io. Ok, me la sono cavata abbastanza di fortuna, devo dire. Qua si attivano, si aprono tutte le celle. Qua invece se avete un valore di livello medio. Ah, che culo proprio. Potete accedere a questo terminale per sbloccare solo la porta 5, la cella 5, che sarebbe la cella del nostro caro amico Fox.